La musica mette insieme tutti, riarmonizza, la musica è un linguaggio, la musica comunica, non c'è bisogno di tante parole, come ho detto prima, la musica è un dono che arriva dall'alto e ogni volta ne abbiamo la conferma, ogni volta. Portare la musica con il suo straordinario potere consolatorio ed emozionale in contesti di sofferenza e disagio è con questo obiettivo che è nato il progetto Musiche Salute, presentato ad Arezzo nel Salone d'Onore della Prefettura. È un progetto trasversale che intende sostenere questa professione e soprattutto dare un'evoluzione, in senso la musica, il musicista usa uno strumento, ma il musicista in questo caso, nel caso del progetto, diventa uno strumento verso il bambino, verso il malato, verso il disagio. La musica è miracolosa, è magica veramente. Un progetto portato avanti da Armonica Ollus assieme all'Associazione Culturale Dima e seguito e sviluppato da un comitato scientifico in cui figurano tra gli altri Arnoldo Mosca Mondadori e Marco Morricone, figlio del maestro Ennio Morricone. Io ho avuto fortuna nella vita, la mia fortuna è stata di girare il mondo, conoscere tanta gente e avere tanti privilegi. E in mia moglie e in me singolarmente è scattata una molla in cui ci dicevamo che dovevamo restituire qualcosa di ciò che avevamo ricevuto. Il progetto infine è realizzato in sinergia e collaborazione con la Fondazione per l'Infanzia Ronald McDonald, che gestisce strutture per l'infanzia in cui vengono ospitati pazienti pediatrici.